Io sono Giorgio Olivan Vox, benvenuti nel mio canale. Per supportarmi iscrivetevi, attivate la campanella per stare aggiornati per i prossimi video. Ma andiamo al video. Qual è il miglior allenamento per dimagrire? La box ci può aiutare? Adesso lo andiamo a vedere. Allora, primo allenamento che ogni pugile fa è la corsa, che è quello più semplice per far fiato, logicamente. Però questo ci può aiutare a dimagrire. In che modo? Facendo una corsa con i cambi di velocità, cioè noi andiamo a correre a un'intensità media, quindi andiamo a un'andatura che non sia troppo difficile per noi né troppo facile, un'andatura media, tranquilla diciamo. A questo punto, a scadere di 30, 40, un minuto di tempo, facciamo degli scatti di 10-15 secondi in base alla nostra preparazione. Questo servirà a portare su i nostri battiti e aumentare l'intensità della corsa. Dopo aver fatto questi 10-15 secondi di scatto ad alta intensità, cosa facciamo? Ritorniamo alla nostra andatura media. Questo farà in modo che sì, portiamo sui battiti, però poi torniamo a un battito regolare della corsa precedente. Questo aiuterà il nostro corpo a bruciare di più. Questo ci aiuterà a consumare meglio i nostri grassi. Un altro allenamento che facciamo noi pugili è il lavoro al sacco con le ripetute. Questo vuol dire che noi facciamo 10-15 minuti più o meno al sacco di ripetute, che funziona in questo modo. Facciamo circa, saltelliamo sul posto in posizione di guardia, al via del nostro allenatore o se c'è un timer che scatta ogni tot di secondi, si parte con una raffica di colpi, quindi che sia una combinazione o che sia una serie di colpi al sacco ad alta intensità, quindi colpi a massima velocità portate al sacco. Quando il mister o il timer suona di nuovo, ci si ferma e si continua a saltellare sul posto. Questa è la pausa attiva, è un lavoro al sacco con la pausa attiva. Ogni minuto all'incirca 30-40 secondi, un minuto, dipende dalla preparazione che avete, si fa questo lavoro per 10-15 minuti e l'allenamento è simile a quello della corsa, solo che questa volta oltre a muovere le gambe si muovono anche le braccia, quindi più funzionale al lavoro del pugilato. Questi sono due allenamenti che si fanno molto spesso in palestra, la corsa e il lavoro al sacco. Dopo ci sono altre tipologie di allenamenti che sono specifici per la box. Adesso passiamo al prossimo allenamento. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella per restare aggiornati per i prossimi video. Il prossimo allenamento, il miglior modo per dimagrire è abbinare il lavoro di cardio, che è quello che abbiamo elencato prima, a dei lavori di massa muscolare. Questo perché se noi aumentiamo la nostra massa muscolare abbiamo un maggior consumo calorico, perché il muscolo è attivo, la massa grassa no. Quindi se noi mettiamo su la massa muscolare, il muscolo ci fa consumare più calorie, perché deve restare quel muscolo, quindi dobbiamo mangiare di più per mantenere la nostra massa, quindi andremo a aumentare il nostro consumo calorico. Ecco perché i bodybuilder devono mangiare 9.000-10.000 calorie al giorno per poter mantenere la loro massa muscolare, perché appunto avendo così tanta massa muscolare devono mangiare tanto per poterla mantenere. Quindi se costruite un po' di massa muscolare, male non vi fa, perché vi aiuterà, oltretutto potrete mangiare qualcosina di più e in più avrete un fisico più scolpito e più bello da vedere. Quali sono gli esercizi che si possono fare a casa per dimagrire, per poter magari fare un po' di massa muscolare? Beh, è semplice, il più semplice, cioè il più facile da fare a casa, sono i piegamenti a terra, le dip con le sedie, si mette due sedie dietro, si fanno le dip, si fanno i tricipiti. Poi ci sono le trazioni, basta avere una sbarra da attaccarsi. Se non abbiamo la sbarra, possiamo prenderci un elastico che non costa tanto, un elastico, ci sono varie tensioni, io questa dovrebbe essere da 15 kg, quella verde è da 10, con un elastico si può fare quasi tutto.
non si faranno lavori di grande forza, però a livello ipertrofico si può fare qualsiasi cosa. Partendo dai piegamenti, gli esercizi, ricordatevi che si devono sempre fare da il semplice, si va da un esercizio semplice e poi si va al complesso, quindi si va a complicarlo sempre di più per renderlo più difficile, come stavo dicendo, e dal facile al difficile. Quindi piegamenti a terra sì, però se noi fisicamente non siamo abbastanza forti da fare un piegamento con i piedi a terra e le mani, e non siamo abbastanza forti per sollevare il nostro corpo per fare un piegamento in questa posizione, non vi preoccupate, ci sono modi per renderlo più facile, che adesso andremo a vedere. Allora, tornando ai piegamenti, adesso vi faremo vedere i piegamenti dal semplice al complesso e dal facile al difficile. Quindi con il nostro amico Orazio adesso andremo a vedere i piegamenti in maniera più facile e poi in maniera più difficile. Mani appoggiate sulle sedie, ginocchia, linea della spalla con linea del bacino. Va un po' più indietro con le ginocchia, leggermente. Dai. Ok. E piegamento. Ok. E torno su. Questo è più semplice di tutti. Tenendo sempre le ginocchia appoggiate. Un po' più avanti, esatto. Linea sempre spalla con bacino. Vai giù, vai. Piegamento, torno su. In maniera più difficile. Appoggiati con i punti dei piedi, linea, spalla, bacino, caviglia, vado giù, un piegamento e questo è il piegamento dal facile. Se vogliamo complicarci ancora di più la vita, solleviamo le gambe, quindi alza, okay. Quindi ci mettiamo con le gambe più alte delle braccia, in questo modo portiamo più peso verso le braccia e quindi facciamo un piegamento ancora più difficile, ok? Altro esercizio da fare sempre sono le dip, che è sempre un esercizio per i tricipiti, però lo possiamo fare con le sedie, ok? Allora, no, piega le gambe in questa maniera. Faremo delle dip, dei piegamenti praticamente, delle dip in maniera più facile, quindi ci pieghiamo e torniamo su perché abbiamo meno peso. Se invece allunghiamo le gambe, questo diventerà più difficile. Vai e torno su, ok? Quindi partiamo con un esercizio più facile per poi andare a un esercizio più difficile. Altro esercizio da fare, prendendo in questo caso l'elastico, altro esercizio per il gran dorsale. Per fare il gran dorsale, con un elastico ci attacchiamo in qualche posto dove abbiamo un po' di supporto, con un elastico portiamo, va un po' più indietro, vado un po' più, no, alza il sederino, vieni più indietro, ok, partono con le gambe, ok, chiudo le scapole, ok, chiudo le scapole e tiriamo come dare una gomitata dietro di noi. In questa maniera lavorerà il dorsale. Logicamente, se prenderemo un elastico con meno tensione faremo meno difficoltà, più l'elastico avrà una tensione maggiore più faremo fatica, ok? Bene, possiamo fare uno squat a corpo libero. Andiamo giù, apri un po' di più le gambe, ok? Andiamo giù, lui ha un po' di difficoltà di mobilità. Vai, ok? Questo in maniera più facile perché siamo a corpo libero, ma se vogliamo fare una leggera difficoltà ci possiamo prendere una cassetta di plastica dell'acqua oppure un paio di chili in mano e andiamo giù con i pesi in mano. Una pala medica o qualsiasi cosa che ci faccia fare della fatica in più. Che qua non abbiamo. Noi abbiamo un peso da 5 kg. Possiamo prendere un peso da 5 kg, qualsiasi cosa che avete un peso da 5 kg, possiamo fare uno squat. Poi tenerlo anche più vicino, ok? E facciamo questo, ok? Lasciate like e iscrivetevi. Con un elastico e qualche pesetto possiamo fare tutti questi esercizi a casa tranquillamente.
Bene. Con un po' di fantasia possiamo fare qualsiasi esercizio a casa. Quindi, ascoltatemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per supportarmi e per restare aggiornati con i video.